È iniziato il tempo della Quaresima. Ogni anno le ceneri ci ricordano questo impegno che ci viene richiesto, ma anche in positivo la disponibilità di Dio. Anche in questo nostro tempo nel quale sembra che Dio sia ai margini dell'interesse, non solo del mondo pagano, ma a volte anche dei credenti, che releghiamo Dio a una comparsa nella nostra vita che riserva certo alcuni momenti, alcune devozioni particolari, ma non lo fa entrare nel vissuto delle scelte che contano. Anche in questo nostro tempo abbiamo bisogno di Dio. E questo ci viene ad essere particolarmente suggerito da quel rito con cui si inizia la Quaresima, il digiuno. Il digiuno non è soltanto non mangiare, anche se ormai fuori dalla nostra portata, ecco, questa realtà, noi che siamo abituati a mangiare tanto, molto, troppo, difficilmente riusciamo anche solo per poco, anche solo per un giorno, a frenare un poco questa realtà, non perché ne abbiamo bisogno, perché tutti abbiamo e mangiamo più di quello che è necessario, ma proprio perché vogliamo indicare a noi stessi che la sazietà non è solo sazietà di cibo, ma sazietà di possibilità, sazietà di potere che abbiamo sulla vita, sulla nostra, a volte presumiamo anche su quella degli altri. Il digiuno ci ricorda che unico è il pane che veramente sazia ed è Dio. Il tempo della Quaresima ci ricorda questa realtà, ricerca il pane che sazia, cioè ricerca Dio. Un po' ci viene ad essere quasi suggerito lo stile da quella iniziativa parallela che c'è nel mondo musulmano con il mese del Ramadan, che impegna i fedeli ad astenersi durante il giorno dal prendere una qualsiasi forma di cibo o di bevanda, anche l'acqua che è essenziale, con l'intento di ricordare che si può fare a meno del cibo, si può fare a meno dell'acqua, ma non si può fare a meno di Dio. Per noi dovrebbe essere anche questo lo spirito con cui viviamo anche le occasioni della Quaresima, il digiuno e l'astensione della carne il venerdì. Si può fare a meno di qualcosa, non si può fare a meno della vita di Dio e anche della sua misericordia. Appunto in questo troviamo anche l'occasione nella Quaresima di far tesoro delle opportunità, vivere e celebrare la misericordia di Dio. Un ultimo richiamo. Il rito delle ceneri, se da una parte ci ricorda come il commento che viene fatto nell'imposizione, ricordati che sei polvere, e in polvere ritornerai, dall'altra ci ricorda l'antica modalità di fare il bucato nelle nostre famiglie. Attraverso le ceneri veniva ad essere reso pulito, profumato il bucato, cioè in fondo ciò che veniva ad essere usato nella vita quotidiana, che sia anche così per l'abito del cuore. Buona settimana a tutti.